Quanto tempo aspettate? 15 anni, grande attesa. Sono 30 anni che aspettavamo questa rinascita. Io da tanto, da quando ero bambino, sono 15 anni, bellissimo. 15 anni, duri, ma ce li stiamo godendo tutti, ce li stiamo godendo. Io ricordo la prima partita in Serie D con la Rossanese, addirittura fu una sconfitta. Quindi questo è il successo della città prima di tutto e di quei tifosi che non hanno mollato sicuramente. Allora, appena sposati, un bellissimo regalo. Bellissimo, meraviglioso. Il sogno di una vita che si è avverato. Quest'anno ci credevi davvero? All'inizio non era partita bene, poi la squadra ha recuperato, ha preso fiducia, ce l'abbiamo fatta. No, non ci credevo, assolutamente, Serie B! Serie B! Quest'anno certo che ci credevo, tocca crederci ogni anno. Guarda, per come eravamo partiti sicuramente di no, però Mister Bragli è stato veramente molto bravo. All'inizio no, però col passare del tempo, dopo i playoff, arrivato ad un certo punto sì. Inizialmente non tantissimo, visti i risultati, però giorno dopo giorno ho visto i ragazzi lottare con il cuore, è stata un'emozione fortissima. E come fai a non aspettartela? Con una squadra così, ognuno che entra in campo e ci mette l'anima, puoi arrivare solo da una parte, in Serie B, in paradiso! Sono felice che lo sto seguendo da parecchio, il Cosenza! Lupi! 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 Forza Cosenza! Chi è il protagonista? Ma mister Brian. Tutta la squadra, è il tifo. Secondo me è stato il mister. Poi come giocatori sicuramente Corsi, Mungo, Tutino, sono stati veramente tutti quanti dei grandissimi lupi. Tutino è il mister, è il grande pubblico di Cosenza. Sicuramente il mister e poi Aucherreche e Tutino e Palmiero. Protagonisti ovviamente Tutino e Baclè sono i protagonisti, però tutta la squadra a partire da Perez, D'Orazio e tutta la squadra e il mister che ci ha portato qui. In primis Okereke, Baclè e sicuramente a me uno che piace molto è Corsi. Baclè e Guarascio, il presidente grandissimo. E anche Tutino, grandi playoff. E Okereke, Diciamo che la squadra ci ha messo l'anima tutta quanta. Io penso sia stato il mister Braglia che ha saputo prendere una squadra, diciamo, non nelle migliori condizioni e poi l'ha portata in Serie B, diciamo che era il massimo traguardo che si potesse ottenere. Adesso che si pensa, alla Serie A o alla... No, ora si pensa alla salvezza, un passo alla volta, speriamo che Guarascio, come si suol dire, caccia la pila e ci mantiene la categoria per poi pensare anche a categorie superiori.